Ma io innanzitutto ringrazio Mimmo Lucano per aver organizzato questo incontro, per aver voluto la mia presenza qui. Non è la prima volta, lo ricordava lui, ma lo ringrazio perché quella di stasera è stata e rimane una serata importante. Abbiamo sentito da Filippo, abbiamo sentito prima ancora dall'altro bambino che lo ha preceduto, qual è appunto il sentimento che si vive qui a Riace. Io voglio partire dalla sostanza per la quale Mimmo ha convocato questa assemblea stasera. Mimmo, ricostruendo la storia di questi anni, ma soprattutto delle difficoltà degli ultimi mesi, ha detto a un certo punto chiude questa esperienza. Io da qui voglio partire perché questa è la sostanza dell'incontro di questa sera. Io credo che stasera dobbiamo lanciare un messaggio forte. Lo lancio io in qualità di Presidente della Regione, al Governo, al Paese. Riace non deve chiudere. Riace deve vivere. Deve vivere perché Iace è un modello a cui fare riferimento per affrontare in termini concreti la dimensione della integrazione e dell'accoglienza rispetto a un fenomeno che è quello della immigrazione, rispetto a un fenomeno col quale bisognerà continuare a misurarsi anche in futuro, al di là dei governi che saranno alla guida del paese, ed è un modello che può consentirci di affrontare in termini concreti e senza impostazioni ideologiche il problema della immigrazione, questo grande fenomeno col quale bisognerà fare i conti. Salvini o non Salvini, non si affronta questo problema con il filo spinato sui confini, non si affronta questo problema in questi termini, perché ce lo ha dimostrato la storia anche rispetto a quei paesi che hanno pensato di affrontarlo in questi termini, perché è così imponente il flusso e così sono profonde le ragioni che muovono migliaia di uomini, di donne, di bambini a lasciare la loro terra, che non c'è Mediterraneo che tenga, non ci sono nemmeno impostazioni chiuse, xenofobe, arroganti che possano appunto impedire questi fenomeni. Il problema è di dare una risposta giusta, di affrontarli in termini inclusivi questi problemi, e credo che Riace è un modello a cui potersi riferire. Certamente nel corso di questi anni ha detto Ilario quello che spesso non è stato possibile attraverso il filo spinato e le azioni poliziesche, viene soffocato, si cerca di soffocarlo attraverso la burocrazia, attraverso un approccio burocratico. Ed è quello che purtroppo, ahinoi, si sta verificando o comunque oggettivamente si sta affermando per Riace.
Perché? Guardate, Riace è dal 2016 che credo non riceve, le erogazioni delle risorse destinate. A Riace si danno per lo SPRAR 35 euro come si danno a tutti i comuni. 35. Permettetemi di entrare nel merito perché credo che di questo si tratta. 35 euro come si danno a tutti i comuni. Riace, il suo sindaco, questa esperienza, hanno alzato l'ingegno per bypassare la burocrazia, di coniare una moneta per consentire agli immigrati di non aspettare mesi, anni, appunto i tempi della burocrazia per soddisfare i loro bisogni. Per cui il sindaco di Riace ha alzato l'ingegno, e anche questa è la forza di questa esperienza, e si è inventato una moneta che sarebbe un bonus, chiaramente. Una moneta che ha consentito agli immigrati, ai beneficiari, di poter andare ai negozi di questa realtà e quindi ad alimentare anche non economie esterne, ma questa economia, di poter andare a fare la spesa. E naturalmente a consuntivo di utilizzare questi bonus, questa moneta, per poter rendicontare. Tutto qui. Nelle altre realtà i 35 euro si danno alla fine, aspettando i tempi, appunto, della burocrazia. Quindi è stato un fatto innovativo anche da questo punto di vista, questo modello, una rottura di questa impostazione burocratica. Può essere questa una colpa o un pretesto sul quale agire per mettere in discussione, appunto, un'esperienza che non a caso si è posta all'attenzione nazionale ed internazionale? Un'esperienza che fa convivere, come abbiamo visto, come stiamo vedendo, e storie diverse, etnie diverse, che dimostra che è possibile, appunto, avere una dimensione umana, una risposta di coesistenza di uomini e donne di diverso colore, di diversa provenienza, di diversa lingua, di diversa storia e diversa cultura. Ecco perché questa esperienza deve vivere questa esperienza. C'è stato il tentativo, ed è in atto il tentativo, lo so benissimo, ha ragione Gianni Speranza, con la fase, lo scenario che ha aperto il voto del 4 di marzo sarà tutto più complicato, ma non per questo noi dobbiamo rinunciare, anzi, ancora di più dobbiamo alzare l'asticella. Ecco perché io chiedo a Mimmo, come glielo sto chiedendo da mesi, sapendo di chiedergli un sacrificio, una proroga del suo sacrificio, di non mollare, non si può mollare. Io so che lui non vuole, però ecco, lo voglio dire nella mia qualità di Presidente della Regione, per dire a lui: c'è l'istituzione Regione, c'è la Calabria che io rappresento in quanto Presidente della Regione, che è con te, che è qui a sostenere. Perché guai ad abbassare il livello e a fare prevalere la rinuncia. Ecco perché io da qui stasera rivolgo un appello al governo. Io ho parlato anche con i dirigenti dei dipartimenti, dei dipartimenti proposti, con il prefetto Morgò, anche col prefetto di Reggio. Le risposte ci devono essere, e devono essere rapide le risposte, che non è possibile tenere una condizione di questo tipo. E poi naturalmente, e poi oltre a questo, io vorrei dire, ci sono state due ispezioni, tre ispezioni, e allora un
una di queste ispezioni, mi dispiace non ci siamo portati stasera la relazione, una di queste ispezioni fatte da rappresentanti della prefettura e del ministero dell'interno dice chiaramente a conclusione che questa è un'esperienza straordinaria, è un'esperienza dalle verifiche fatte di straordinaria importanza e la propone come modello per quella relazione, questa esperienza. E quindi è chiaro che appunto noi non stiamo parlando a vanvera, stiamo parlando anche sulla base di verifiche e di constatazioni che sono fatte anche dai rappresentanti. Quindi io credo che noi dobbiamo, senza impacci e senza problemi, dobbiamo mantenere alta questa impostazione. E io che ho vissuto anche altre fasi in questa esperienza, devo dire che è vergognoso, lo dico qui, che una fiction prodotta qui a Riace nel corso dell'estate passata non sia stata mandata in onda dalla RAI. Anche questo, siccome sono giornalisti anche di testate internazionali, prego, non sia stata mandata in onda dalla RAI nei tempi programmati, perché c'era praticamente, era stato programmato la proiezione per febbraio. Sto chiedendo di riprendere le dichiarazioni del Presidente della Regione, per quello che può valere una dichiarazione del Presidente della Regione. È vergognoso che il servizio pubblico, che ha investito risorse per la produzione di questa fiction, perché non è che chi è venuto qui, produttori, registi, attori, eccetera, sono venuti per produrre una fiction praticamente ordinata dalla RAI, è vergognoso che non sia stata mandata. Quali sono le ragioni per cui non va in onda questa produzione? Voglio sapere quali sono le ragioni. Né si può dire che non va in onda perché c'è un procedimento in corso appunto a carico di Lucarno, perché non è un argomento questo, perché questo non è un argomento, perché intanto è da vedere, perché è in corso un procedimento. Io non voglio qui anticipare o dare giudizi sui procedimenti giudiziari, intanto c'è un procedimento in corso, e poi perché i contenuti di quella fiction non sono sull'indagine, sono sui contenuti, sul modello Riace. Perché? Sollevo proprio da qui questo interrogativo. Qualcuno ci deve spiegare perché non è andata in onda. Non è andata in onda prima del 4 di marzo, magari per non disturbare il clima di paura che bisognava alimentare. Il 4 di marzo è passato, anche se anche questo ci dovesse essere una ragione assolutamente appunto incomprensibile. Ma perché si continua a tenerla negli scaffali della RAI quella produzione? Perché quella produzione mostrerà al mondo quella che è l'esperienza di Riace, mostrerà all'Italia, mostrerà al mondo quella che è l'esperienza di Riace. Ci batteremo perché questa fiction sia mandata in onda, perché i cittadini sappiano attraverso quella produzione quella che è questa esperienza appunto che si sta facendo qui a Riace. Io credo, e non voglio farla più lunga, che nelle parole di Cari abbiamo ascoltato quella che è appunto il significato, la portata di questa esperienza e anche le ragioni per cui bisogna difenderla questa esperienza.
Noi siamo in prima linea a difendere queste esperienze. Mi permetto di dire che iniziative come queste bisogna allargarle. Io non sono d'accordo, bisogna andare a Roma, con tutto secondo me. Non perché non bisogna andare a Roma, bisogna andare a esperienze, di andare a Roma. Noi dobbiamo allargarla ad intellettuali, ad artisti, che dobbiamo chiedere di scendere in campo per difendere questa esperienza. All'amministrazione, a sindaci, dobbiamo lanciare da qui una grande petizione, appunto, che veda protagonisti e naturalmente stare noi in campo. Io, per quanto mi riguarda, farò la mia parte fino in fondo, non mollerò di un millimetro. Non mollerò di un millimetro. Esperienza. Mimmo lo sa, io lo ringrazio per le parole che lui ha avuto nei miei confronti, ma io non ho fatto altro che il mio dovere. Perché quando è venuto da me, quella sera, erano le 9 di sera, è arrivato le 9 di sera disperato dicendo è chiusa l'esperienza. Io ho preso il telefono, ho chiamato il direttore generale del ministero, che non trovo nemmeno il ministero, Mimmo si ricorda, il dottor Morcone, per chiedere di intervenire rapidamente per bloccare. Io non ho fatto altro che il mio dovere. Avrei, come dire, non ottemperato al mio dovere primo istituzionale, secondo di uomo, e poi a quello che io penso è la funzione di chi ha un impegno pubblico, che deve essere una funzione di servizio per tutti coloro i quali stanno nel territorio di Avellino, indipendentemente se sono cittadini calabresi, se sono del colore. Cioè difendere la dignità delle persone. Perché ho detto a Mimmo, e l'ho detto pure a chi appunto era dall'altra parte del telefono, se non si sospende questa iniziativa, domani ci sarò io davanti ai pullman che vanno a prendere i bambini. Ma lo dico non da me, perché dico questo? Perché noi dobbiamo sapere che c'è un limite oltre il quale non si può oltrepassare. Bisogna dialogare, bisogna confrontarsi, c'è bisogno di rispettare a tutti i livelli le istituzioni, le funzioni che ognuno esprime dal proprio ruolo, però c'è un limite oltre il quale non si può passare, e quel limite è appunto dettato dal rispetto e dalla dignità degli uomini, indipendentemente dalla loro origine, dal loro colore e dalla loro quindi io stasera riconfermo questo impegno della regione, lo riconfermo anche andando oltre, perché Mimmo sa, stiamo ragionando intorno a un progetto per rafforzare, a un progetto sostenuto anche con risorse che noi stiamo cercando di reperire, cioè andando oltre le risorse che vengono dai canali previsti, canali dello Stato e delle prefetture. Però ecco, io posso dirvi che già domani mattina ritornerò dopo questa assemblea, anzi lunedì mattina ritornerò dopo questa assemblea ad investire formalmente chi di dovere, perché le risposte ci siano, perché Riace non deve chiudere, Riace deve vivere, Riace deve anzi allargarsi, perché Riace è la vera risposta, quello che bisogna chiudere. E la vergogna di Lo Sarno è non Riace. Grazie Presidente, mi suggeriva giustamente Peppino Lavorato che fosse questo tuo appello a Mimmo e a Riace a non mollare questa esperienza che non deve chiudere, quindi si è fatto protagonista d'attore, si è allargato con una mozione anche all'assemblea di questa sera per renderlo più forte e più incisivo. Ce ne andiamo questa sera convinti e consapevoli che siamo all'inizio di una nuova battaglia e dovrà vederci tutti protagonisti.
E lasciatemi fare un appunto personale a proposito della fiction che non va in onda. Anch'io confermo le parole di Mario Oliverio, è una vergogna che il servizio pubblico non mandi in onda con pretesti così molto puerili questa fiction che dimostrerebbe al mondo qual è l'esperienza di Riace. E sapete perché è stata bloccata questa fiction? Per l'interrogazione parlamentare di un signore che risponde al nome di Maurizio Gasparri. Sapete chi è questo signore che è stato riconfermato immeritatamente nel Parlamento italiano anche per questa nuova legislatura? È il signore che ha fatto tanti di quei guasti e di quei guai per la RAI calabrese che manco vi immaginate, e lo dico per testimonianza diretta, perché io per 27 anni ho lavorato con grande dignità alla sede calabrese della RAI e con grande dignità ho sempre contrastato personalmente il disegno politico e culturale di Maurizio Gasparri, e ne vado orgoglioso. Ma spero che dopo le parole di Mario Oliverio e l'impegno che lui ha assunto a partire già da lunedì, prima dell'estate, la fiction su Riace possa finalmente andare in onda, perché in questo modo si restituirà anche l'onore a voi, a questa comunità e personalmente a Mimmo Lucano. Allora forza, alla prossima occasione. Buonasera a tutti.